Vai. Torna alla Fiera di San Giuseppe, un appuntamento importante per la città sia dal punto di vista economico che da quello tradizionale. Nei tre giorni di fiera Spezia rivive tradizioni importanti che anche quest'anno richiameranno decine di migliaia di persone dal nostro territorio ma anche dalle province limitrofe. La fiera con le sue 600 e passa bancarelle è da sempre considerata una delle più importanti del territorio nazionale e non per niente i partecipanti provengono tutti da fuori provincia. Le ricadute economiche sono dunque importanti e bene ha fatto l'amministrazione comunale a destinare risorse per la riuscita di una manifestazione che insieme a quella del Palio del Golfo risveglia le tradizioni più genuine della nostra città. Quest'anno purtroppo non sarà possibile visitare l'arsenale militare e le sue navi. Ragioni di sicurezza sono all'origine del provvedimento. Era già accaduto durante la guerra del Golfo e ultimamente per il Covid. Chiuso lo stabilimento militare, ma non il museo navale con le sue magiche polene e i cimeli che ricordano le imprese della Marina. Un gioiello unico nel suo genere che richiama ogni anno oltre 40.000 visitatori, ma che potrebbe raddoppiare queste cifre se adeguatamente supportato. Ebbene, proprio in occasione di San Giuseppe arriva una buona notizia. Dopo oltre 60 anni di gestione militare, il Museo Navale potrebbe passare ai privati. La Marina ha deciso infatti da tempo di mettere a bando la gestione. Dopo vari avvisi caduti nel vuoto è arrivata un'offerta. A farla una cordata di società e realtà spezzine guidate dalla IBG, presieduta dall'imprenditrice Cristiana Pagni. La IBG realizza ogni anno Sea Future, la manifestazione che porta in città oltre 300 aziende che operano nell'ambito militare e non solo. All'iniziativa per la gestione del Museo Navale partecipano anche altre realtà imprenditoriali spezzine, tutte operanti nel settore turistico. Ora l'offerta è al vaglio della speciale commissione di gara, che dovrà presto pronunciarsi. Insomma, i presupposti per un rilancio del Museo Navale spezzino ci sono tutti. Occorrerà trovare però nuovi spazi per valorizzare un tesoro, parte del quale finora è rimasto nei magazzini. Qualcuno ha proposto di spostare questo gioiello a Calata Paita, vicino al molo crociere, un'idea che secondo noi è da prendere in seria considerazione.